Hello guys, Runnerna here. Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale. Siamo su Super Smash Bros. Versione Wii U. E ovviamente, come molti di voi mi hanno chiesto nello scorso video, signori, questo gioco è esclusivo a Nintendo. Lo potete trovare per il 3DS, lo potete trovare su Wii U, ma di certo non potete trovarlo su PC o PlayStation. Quindi se volete, comprate una console Nintendo e ci giocate tranquillamente. Lo scorso video è andato piuttosto bene, sono molto contento di questa cosa perché è un gioco che io adoro e vi ho spiegato appunto nel primo video un po' quali sono le meccaniche generali del gioco. Non vi ho fatto vedere tante cose, non vi ho fatto vedere gli oggetti, non vi ho fatto vedere davvero tanto del gioco, quello è proprio il minimo. Ma oggi andiamo a fare quelle che sono le modalità che preferisco, cioè le sfide online, in cui appunto si gioca con altre persone online, e andiamo a vedere la modalità che gioco io. Quindi un attimo che mi connetto e poi vi faccio vedere anche un po' i menu e tutto quanto. Perfetto signori, siamo nella sezione online, come potete ben vedere, e qui abbiamo tante belle cose da poter scegliere. Allora, prima di tutto possiamo andare a vedere delle campagne che si fanno praticamente ogni mese, ogni settimana, adesso non ricordo, ci sono dei personaggi che si sfidano online, li dovresti usare per poi votare il personaggio che preferisci, questa cosa è così. Poi ovviamente potete sfidarvi con gli amici o con chiunque nel caso voleste cercare su internet, oppure potete guardare delle persone che si rompono il culo e scommettere anche sul vincitore, è una figata. Noi andiamo a giocare ovviamente con chiunque e andiamo a giocare, invece che per giocare andiamo a giocare con per la gloria, perché per la gloria è la cosa che preferisco io. Devo fare uno contro uno e praticamente per la gloria è una modalità in cui non ci sono scenari che cambiano, sono scenari fissi, molto piatti, senza oggetti e niente, va tutto basato sulla skill del giocatore, due vite a testa, chi è più forte vince, molto molto semplice. Signori, taglio sto caricamento che ci metterà 7 anni grazie al mio internet e quando trovo la lobby semmai giochiamo pure. Ok signori, ho trovato una stanza, ho selezionato il profilo e ho preso il mio personaggio che è Link Cartone. Ho fatto già prima una partita, ma purtroppo laggava tantissimo. Io spero che non sia così anche questa, perché quella proprio era impossibile da giocare. E purtroppo con la mia connessione giocare online sta diventando una cosa davvero sconvolgente. Allora, Link Cartone contro Ganondorf. Abbiamo la sfida Zelda Edition, perché ovviamente fanno tutte e due parti di Zelda. E questa cosa è fighissima. Però il nostro personaggio che è Link ovviamente è leggero, perché è piccolo, lo vedete, molto piccolo, molto leggero e abbastanza potente, devo dire la verità, gli siamo andati proprio sotto il calcio, bravo Randy. E vola molto molto facilmente, Ganondorf è esattamente il contrario, lento, molto potente, madonna, mamma mia che schivata signori, mamma mia che schivata. Ce la stiamo giocando malissimo, ce la stiamo giocando malissimissimo. Vediamo di tenerlo un po' sulla distanza, aiuto. Ok, dai, amico boomerang, dai, facciamogli sentire la differenza di velocità a questo Ganondorf. Cosa? Non puoi sparare Ganondorf, mi dispiace. No, non è vero, non mi dispiace per un cazzo, visto che con un calcio fai quello. Vieni qui. No, ok, no. Signori, quel calcio se mi prendeva. Quella gomitata se mi prendeva. Con 100% di danno, signori, il primo smash che prendiamo da Ganondorf siamo morti. Quindi sappiatelo. No, Link, non deludermi. Ok, mamma mia, per quanto, signori, non l'abbiamo fatto cadere. Abbiamo fatto un'ottima giocata lì, ho fatto un ottimo BSU proprio a tempo. Ok, pigliati sta bomba in the asses. No, Ganondorf. Mio povero Link. Mamma mia, non so se avete notato con quale facilità ci ha dato quella spallata e siamo morti. Dai Ganondorf, su. Bravo Ganondorfino. Dai, torna su. No, non t'ho detto fai così, ho detto vai via. Bravissimo. Ok signori, 1-1 per la gloria, o for the glory, o glory qualcosa, non mi ricordo come si chiama in inglese. Sembra for the glory. Abbiamo due vite, quindi ovviamente in questo momento abbiamo una vita a testa. Quindi chi uccide il nemico in questo momento è il vincitore dello scontro. Quindi signori, ci dobbiamo impegnare. Mamma mia, ho fatto un erroraccio, signori, se mi prendeva era finita. Cioè vabbè, no, finita no, però io facevo un sacco di danno. Io devo cercare di fargli tantissimo danno e pareggiare il gap
Perché non mi è partita la freccia? Non l'ho proprio fatta, è diversa, non è che non mi è partita. Via, 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 no, no lag, non iniziare a friggere la mia partita, ti prego. No, no lag, ok. Oh, la la, perché io carico gli smash senza motivo? L'ho preso, signori, si è avvicinato per sbaglio. No, adesso mi dà una piedata di quelle epiche. Va bene, non fa nulla. Ok, aia, aia, Ganondorf. Aia, 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 no, signori, dobbiamo stare lontano. Dobbiamo stare lontanissimo. Vieni qua, Ganondorf. Toh, vai via. Ho fatto una cazzata, signori. Ho fatto proprio una cazzata. Volevo premere tutt'altro tasto, premuto B e su. Bravo, Randy. Così si vincono le sfide contro quei personaggi che ti smashano in 2 secondi, proprio. Mi sono visto morto. Mi sono visto mortissimo. Aiuto. Mori. Vai via. Puff. Dai, sali su. Boom. Allora, freccia. Ma mi ha fatto una parata perfetta questo contro. Ma pezzo di merda che non sei altro. No! L'ho lisciato con lo smash! L'ho lisciato con lo smash! Signori, qua moriamo! Signori, qua moriamo tantissimo. Scusate se sto un po' in silenzio, ma è la concentrazione. Questo sarà uno di quelli... Aia! È troppo facile, troppo danno e lui ci poteva smashare troppo facilmente. Dicevo, è stato però un bell'incontro, quindi questo qua mi è piaciuto. Non ha neanche tanto laggato. Vediamo se resta in lobby il nostro amico che cambiamo personaggio. E dicevo, questo è uno di quei giochi in cui... mi serve un po' di concentrazione, quindi se rimarrò un po' in silenzio quando gioco è per questo, perché è davvero difficile. No, se n'è andato, quindi aspetto che arrivi qualcun altro e vediamo un attimino di giocarcela. Intanto, è arrivato già, buono, buono, buono. Allora, l'altra volta vi ho fatto vedere appunto l'incartone e Pikachu. Quasi quasi. Questa volta io prenderei Lucina, signori, non è uno dei miei main, però mi piace utilizzarla, è molto simpatico come personaggio. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente. Usa la spada, è molto gnocca ed è Lucina. Tutto qua. Ok, signori, è capitato questo match speculare. Lucina contro Lucina. È molto, molto anomalo, sinceramente. No, mi è capitato poche volte. E questo è morto. Questo è morto perché probabilmente si sarà confuso. Io avevo già tolto una vita. Io gli farei un po' di fair play, ma sinceramente vorrei vincerla. Quindi, allora, senti, amico... io ho capito che vuoi fare... che cazzo fa questo? Signori, che cazzo sta facendo? Vi giuro, non capisco come sta combattendo. Vabbè, io ti tengo così tutto l'incontro. Che devo fare? Vabbè, allora, praticamente Lucina è un personaggio molto veloce che utilizza la spada e ricalca tantissimo quello che è lo stile di combattimento di Mart. Perché nel suo gioco principale... sì, però io faccio la contromossa, attaccami. Cioè, aia, che male. Nel suo gioco principale, lei praticamente si finge appunto Mart, che è un altro personaggio di Fire Emblem. E a quanto so, appunto, imita il suo stile di combattimento, che è appunto quello che utilizza anche qua su Super Smash Bros. E ha esattamente le stesse mosse. Sono molto diversi in realtà come personaggi, per quanto siano comunque simili. Aia! Aia, 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 cavolo. No, quello fa malissimo, signori. Per quanto siano simili, l'abbiamo massacrato questo perché è caduto all'inizio. Lucina è molto diverso perché è più lenta, però fa più danno. E mi piace di più, molto molto carina. Vediamo se l'amico resta per farsi un'altra partita, perché se no cambiamo di nuovo personaggio. Io faccio un altro taglio. Cioè, le due vite di prima sono durate 6 anni. E invece l'incontro contro questo 2 secondi. Bellissimo, perfetto, bravo Randy, ci piace così. Io scelgo... non lo so, signori, lui ha scelto qualcun altro. Io scelgo di nuovo Lucina, ma perché voglio farvi vedere un po' Lucina. È molto carina come personaggio, davvero. C'è un sacco di cose interessanti, a me piace un sacco. Oh, ok, vediamo. Vediamo contro chi staremmo giocando. Cioè, sempre lo stesso player, però non so con che personaggio. Bowser Junior, aia, bruttissimo. Molto forte Bowser Junior. Se lo sa usare, signori, ci massacra. Ci massacra. Ecco, vedete quello? Lo vedete quell'esplosione che ha fatto? Fa tantissimo danno e io come un pirla ogni volta non me lo ricordo che quel coso esplode e ci muoio tantissimo. Anche perché fa un effetto smash a dir poco esagerato ed è difficile da contrastare. Ok, con Bowser Jr. questa se la cava decisamente meglio di come se la cavasse prima con Lucina, devo dire la verità. Ha fatto pure una bella schivata, bravissimo. Bravissimissimo, signori. Queste sono le cose belle di picchiaduro. Mi piace quando ci sono delle belle sfide. Anche con persone nettamente più forti di me. Io non sono molto forte a questo gioco. Però mi diverto a giocarlo. Ed è anche questo il motivo per cui. Ai ai ai. Soprattutto questo è il motivo in realtà per cui ho deciso di portarvelo qua sul canale. Perché sto cercando di studiarmi un attimo il nemico. Sorry.
Perché appunto io mi diverto un sacco a giocarlo, voi non avete idea. Ok. Ok. No, non ce la farò mai a fare sta combo qui. No, mai, proprio mai nella vita online. Perché serve il suo attacco speciale destra, questo qui. Queste spadate rosse possono continuare una combo molto, molto lunga e anche parecchio efficace. Solo che ha bisogno di un tempismo che online col cazzo che riesce a beccare praticamente. Perché appunto c'è il lag. Ah ah ah. Ah. Cosa fai? Non mi ha sparato, signori. Ho fatto la contramossa, non gli ha sparato il cannone. Porca puttana, che sfiga. Ok, ok, ok. Non so se si può scegliere di non farlo sparare, sapete? Potrebbe essere. Oh, però, cioè, io ti faccio gli smash, fatti prendere. Vieni qua, amico mio. Ho la contromossa. La cosa bella appunto di Lucina, mi piace un sacco e mi avete visto usare tantissimo in questa partita, è la contromossa. Il suo attacco speciale e giù hanno appunto la contromossa, che è utilissima perché non prendi danno. Anzi, tutto il danno che prendi lo rispedisci direttamente al mittente. Se non mi sbaglio anche in percentuale, quindi fai anche un bel po' di danno. Ok, signori, ce la dobbiamo giocare un po' bene, perché sennò qua rischiamo di morire. Il nostro amico Bowser Jr. qui ha degli bei smash, quindi abbiamo bisogno di far sentire i nostri smash e non i suoi. Decisamente i nostri e non i suoi. Vieni qui. Oh no, non l'ho preso. Vieni qua. Ok, perfetto. Vieni, vieni, cucciolo. Boom! Arrivederci. No? No? Ho detto boom, arrivederci. Ecco, adesso sì. Perfetto, allora Lucina, avete visto, è un personaggio molto carino, molto veloce e bella tosta da giocare. Cioè, non è difficile, però è bello perché è versatile, mi piace un sacco. Voglio imparare a usare meglio, però ci abbiamo anche vinto. Abbiamo fatto delle belle partite, una anche fin troppo veloce, sinceramente. Quindi io ringrazio le persone che ho sfidato online, che saranno anche probabilmente di nazionalità diversa. Io ringrazio soprattutto tutti voi che vi siete guardati il mio vecchio video di Super Smash Esce e che state guardando questo, state realizzando un mio piccolo sogno, perché è uno di quei giochi che non ho mai visto su YouTube Italia. Sono contentissimo di portarlo e sono contentissimo che ci sono delle persone come voi che mi seguono durante i video e appunto apprezzano questo gioco. Signori, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuta la durata, se vi è piaciuto appunto tutto il gioco in generale. Noi ci vediamo nel prossimo video, lasciate un mi piace, un commentino, mi raccomando, andatevi a scrivere i social che trovate qua sotto in descrizione, Instagram, Facebook, Ask, perché ci sono sempre e quindi mi farebbe piacere che mi seguiste anche là. Noi ci vediamo al prossimo video, and enjoy e credere con voi. Bye bye.